Buongiorno e bentrovati ad una nuova puntata della rubrica Streaming, i consigli pratici per poter usufruire al meglio e godersi i film pubblicati all'interno della nostra rassegna cinematografica Cinema e Lavoro, organizzata da CISL Funzione Pubblica a Verona. Oggi, in questa puntata, vedremo i TV Box, ovvero questo tipo di strumento. Questo è un esempio, non è nemmeno un modello estremamente recente, ma è una di queste scatoline che consente sostanzialmente di far diventare la vostra TV una smart TV, accedendo attraverso internet ad alcune piattaforme, tra quelle che potete trovare sul sito www.cislfpverona.it/cinema-e-lavoro. Vediamo ora insieme come funzionano questo tipo di dispositivi. Come potete vedere al lato pratico, questo dispositivo è estremamente semplice, sono sostanzialmente tutti molto simili. Sul retro del dispositivo trovate il cavo di alimentazione, che è in dotazione ovviamente, e una presa HDMI, questa qui, in cui inserire un cavo per il collegamento in alta definizione al vostro televisore. L'altro capo del cavo andrà ovviamente collegato alla vostra TV. Cioè questo tipo di cavo, questo qui. Un cavo per l'alta definizione, fatto in questo modo. Queste porte, solitamente come vedete qui c'è il simbolo HDMI, che è lo stesso presente sul cavo, basta inserirlo all'interno di una porta libera. E attenzione, perché qua per esempio ci sono tre porte disponibili, una è questa e le altre due sono qui, quindi non è detto che siano per forza attigue una all'altra. Eventualmente potete consultare il video sempre della sezione streaming dedicato al collegamento con il cavo HDMI del vostro televisore. Vediamo ora insieme, una volta collegato e acceso il dispositivo, come funziona. Una volta che l'alimentazione è collegata e la TV box è collegata con il cavo HDMI, in questo caso al vostro televisore, non dovete fare altro che accendere il televisore normalmente, selezionare la sorgente da cui visualizzare il segnale. Quindi in questo caso, nel mio caso, l'ho collegato alla presa HDMI UI 2, e se il dispositivo è acceso entrate all'interno della TV box. Questa è l'home page, ma non è uguale per tutti, è l'home page che è abbastanza riconducibile a quella che troverete anche voi. Poi ecco, ci sono, come vedete, alcune applicazioni già installate, come per esempio in questo caso YouTube, Netflix, Google Play. È possibile selezionare, andando in questo caso su questa casella in basso che con il simbolo degli ingranaggi denominata settings, entrare all'interno per andare a configurare per esempio la rete, è la prima voce del menu, e in questo caso collegarsi attraverso la rete wifi. Collegandovi ovviamente va a chiedervi la vostra password della vostra rete domestica. Una volta che siete collegati, a questo punto potete accedere. Avete la possibilità di andare su un piccolo store, di solito, che in questo caso è visualizzato in questo modo, in altri casi può essere visualizzato in maniera diversa, ma comunque c'è sempre da qualche parte una sorgente che vi riconduce a uno store online sul quale è possibile acquistare, o meglio scaricare, perché le app sono di per sé spesso gratuite, su cui potete andare a selezionare e scaricare le applicazioni delle varie servizi di streaming online. Apriamo per esempio Netflix, eccolo qua, questa è l'home page di Netflix. A questo punto, con le nostre credenziali, ci basterà accedere
all'interno del servizio e ci si aprirà Netflix nella stessa maniera con cui siamo abituati a vederla sul nostro PC di casa. Ecco qua, questo è il modo in cui potete, con una piccola spesa, perché le smart box, le TV box sono hanno prezzi variabili, ce ne sono un po' per tutte le tasche, ma vi consentono di accedere a servizi online e a servizi di fatto di una smart TV, anche se la vostra TV non è smart. Bene, nella speranza di esservi stato come sempre utile o di avervi perlomeno fornito degli spunti interessanti, vi invitiamo a seguire la rassegna cinematografica denominata Cinema e Lavoro, organizzata da CISL FP Verona, sul sito di CISL FP Verona www.cislfpverona.it/cinema e lavoro, oppure iscrivendovi al canale YouTube di CISL FP Verona. Lasciate pure, come sempre, nei commenti a questo video indicazioni, spunti o dubbi che questa puntata vi ha sollevato, in modo tale da poterli affrontare insieme nelle puntate future. Buona visione!